Benvenuti miei cari, oggi vi porto in uno strano viaggio vissuto da quattro amici, i quali arrivano in un hotel fantasma in Francia. Una storia fitta di mistero. Buoni brividi. Nell'ottobre del 1979, Jeff e Pauline Simpson si uniscono a Len e Cynthia Sisby per fare un viaggio in Francia e in Spagna. Sopraggiunti in Francia, noleggiarono un'auto e proseguirono verso sud. Arrivata la sera ed esausti per il viaggio, le due coppie si misero alla ricerca di un posto per rifocillarsi e dormire. Da questo istante, inconsapevoli, entrano in un vortice di mistero. Passarono davanti ad un hotel che sembrava piuttosto lussuoso, ma essendo molto stanchi, decisero comunque di entrare. Len, arrivato nell'atrio, si diresse verso la reception, dove ad attenderlo c'era un uomo con un uniforme color prugna. L'uomo disse che non c'erano stanze libere, ma se avrebbero seguito la strada, avrebbero trovato presto un piccolo motel dove alloggiare. I ragazzi ascoltarono il consiglio, ma durante il tragitto rimasero meravigliati. La strada d'asfalto improvvisamente divenne un'antica via lastricata, e mentre la loro macchina sobbalzava sui ciottoli, videro dei manifesti pubblicitari di un circo, ma i caratteri e le raffigurazioni erano d'epoca. Dopo qualche chilometro, i ragazzi scorsero un lungo e basso edificio con una fila di finestre illuminate. Finalmente erano a destinazione. Il motel si presentava fatto in legno massiccio. Sui tavoli non c'erano tovaglie, non vi era traccia di comfort. Incredibilmente non c'erano telefoni né ascensori. Sui letti non c'erano i cuscini. Le porte non avevano serrature, ma solo paletti di legno, mentre il bagno, che era condiviso, aveva le tubature molto antiquate. Era un luogo davvero molto strano. Le due coppie però pensarono che era un'originale attrazione turistica francese, così cenarono senza lamentarsi delle stoviglie e delle scarse pietanze, dopodiché si ritirarono nelle loro stanze per dormire. Il mattino dopo le due coppie scesero per la colazione, dove consumarono un caffè nero orribile. Mentre erano ancora a tavola, una donna con un abito nero di seta e con un cagnolino sotto il braccio si sedette di fronte loro. Era strana e sembrava appena tornata da un ballo, ma erano le 8 di mattina. All'improvviso entrarono due gendarmi, anche questi catturarono l'attenzione dei ragazzi perché le loro divise sembravano molto antiche. Prima di ripartire, i mariti scattarono delle foto alle loro mogli dentro questo sinistro hotel. Pagarono il conto, che fu di soli 19 franchi, ed i ragazzi stentarono a crederci. Una cifra così esigua per un'attrazione così ben fatta, ma non potevano immaginare che si trattava di un hotel fantasma. Dopo aver visitato la Spagna, al rientro le due coppie decisero di ritornare per un'altra notte in quel motel antico e un po' inquietante. Ripercorsero la strada ciottolata, ma non trovarono nessun hotel. Tutto era strano ed erano sicuri fosse stato lì. Si recarono così all'hotel lussuoso per chiedere informazioni. Entrati,
L'uomo con il vestito color prugna non c'era e un impiegato disse loro che un tipo del genere non aveva mai lavorato in quell'albergo. I ragazzi rimasero senza parole ed increduli. Non sapevano più a cosa pensare. Ritornati in Inghilterra, fecero sviluppare i rullini fotografici e fecero una scoperta incredibile. Mancavano proprio le foto scattate allo strano motel. Era come se le foto non fossero mai state scattate, tranne un piccolo particolare notato in seguito da un giornalista. C'era la prova che la macchina fotografica aveva cercato di riavvolgere la pellicola alla metà del rullino. Le perforazioni delle negative apparivano danneggiate. Per anni i ragazzi raccontarono la storia ad amici e parenti, ma non venivano presi sul serio. Fino a che scoprirono che in un libro del 1905 c'erano raffigurati dei gendarmi che portavano proprio le divise viste dalle due coppie. La storia si ampliò fino ai media e ne parlarono anche le TV locali. Nel 1985 lo psichiatra Albert Keller ipnotizzò Jeff Simpson per vedere se ricordasse qualcosa in più dello strano evento. Ma sotto ipnosi egli non aggiunse niente di nuovo. Ma cosa successe realmente ai quattro viaggiatori nelle campagne francesi? Furono vittime di uno sbalzo temporale? Jenny Randless, una scrittrice inglese, fece una ricerca su questa misteriosa vicenda, ipotizzando potessero essere finiti in uno sbalzo temporale. Ma rimangono irrisolte alcune domande. Com'è possibile che il direttore del motel non si fosse sorpreso per il loro veicolo e gli abiti futuristici? E come mai accettò le loro banconote del 1979? Probabilmente queste domande non avranno mai una risposta. I quattro amici, che forse avevano viaggiato nel tempo, non riuscirono mai a dare nessuna spiegazione e la loro risposta era sempre questa: noi sappiamo soltanto che è successo. Ma un'altra domanda si pone a questo misterioso e strano viaggio. Chi era l'uomo nell'hotel lussuoso con l'abito dallo strano colore? Forse una presenza oscura con il compito di indirizzare le persone verso un hotel fantasma che non esiste. Miei cari, voi cosa ne pensate di questa misteriosa avventura? Fatemi sapere nei commenti e se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi video. Vi aspetto alla prossima storia. Intanto, buoni brividi!